Il Nebbiolo può dare sia un vino Nebbiolo oppure in particolari piccolissime zone molto rinomate c'è questo cambio di nome, quindi il Nebbiolo dà qualcosa in più che il Nebbiolo vino, ma dà il Barolo. Una denominazione ormai storica, è stata la prima DOC, la prima UCG. Questo cambio di nome è essenziale per legare il territorio al vitigno. Io rappresento ovviamente la Cavallotto, una famiglia storica qui in Castiglione Falletto. Non sono da solo, ma c'è anche il fratello Giuseppe e la sorella Laura. Abbiamo la fortuna enorme di essere proprietari di questa collina che è il Bricoboschis, e la storia è iniziata un po' qui in questa collina nel 28, quando il bisnonno comprò tutta la collina e la cascina con la cantina. Da questo magnifico cru otteniamo due vini, un cru Bricoboschis, quindi Barolo cru Bricoboschis, che è un vino che invecchia circa 3 anni e mezzo in botte e uno in bottiglia. E otteniamo però anche una riserva molto importante, storica, che si chiama Vigna San Giuseppe. Mio padre e mio zio sono stati un po' i primi nella zona ad iniziare un discorso ecologico, quindi con l'inerbimento, con la reintroduzione di insetti predatori. Oggi noi abbiamo introdotto ulteriori miglioramenti, sempre in campo ecologico, abolendo quasi del tutto il rame. E questa è stata una grande rivoluzione. Al suo posto usiamo essenze vegetali di salvia, edera, aloe e molte altre cose. È inutile fare del Barolo se poi dura meno di 15-20 anni, piuttosto si preferisce fare del Langhe Nebbiolo. Senz'altro i descrittori migliori del Barolo, quando è giovane, sono legati alla frutta e al floreale. La frutta, soprattutto con i frutti piccoli, rossi, il mirtillo, la mora, la prugna. Ci possono poi essere sentori floreali. Quando il vino è giovane, soprattutto la viola, nell'invecchiamento la viola lascia magari il posto alla rosa. Invecchiando ulteriormente, questi profumi si trasformano in qualcosa di più complesso, di più volatile, di più etereo, che sono soprattutto le speziature, la noce moscata, la cannella, chiodi di garofano, sentori più particolari come il tabacco. È complicato quindi, ecco, sembra una cosa semplice, un bicchiere di vino, ma dentro c'è un sacco di lavoro. Faresti altro? L'astronauta. Tutto il resto no.